One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 19 settembre, compie gli anni una leggenda vivente della dance, chitarrista e produttore di talento, Nile Rodgers. Nile Gregory Rodgers nasce a New York il 19 settembre 1952. È un genio precoce della chitarra. Prima dei 20 anni ha già suonato per artisti del calibro di Ben E. King e Aretha Franklin. Fare il turnista, però, non lo soddisfa fino in fondo. Il suo sogno è formare una band e scrivere le sue canzoni. Nel 1972 conosce Bernard Edwards, un giovane bassista che condivide la sua stessa ambizione. L'ispirazione arriva dopo un concerto dei Roxy Music. Erano la cosa più sexy e originale che ci fosse in giro a metà anni 70, ha raccontato Rodgers. Decidono così di formare una band che mette insieme il sex appeal dei Roxy Music, l'energia del funk e la vitalità della musica dance. Il nome è tutto un programma. Chic. La storia del gruppo si svolge in pochi frenetici anni. Dal 1977 al 1983, quando gli Chic si sciolgono, in contemporanea con la fine del periodo d'oro delle discoteche. 6 anni in cui Rodgers e Edwards diventano ricchi e famosi, ma durante i quali devono affrontare le critiche di chi vede nella disco music la morte dell'impegno politico e il trionfo dell'edonismo sfrenato. Ma per loro, musicisti neri in un'industria discografica dominata dai bianchi, la disco è un'altra cosa. L'unico genere musicale in cui tutti erano uguali, ha detto Nile Rodgers in un'intervista. Alla gente non importava se eri bianco o nero, contava la qualità di quello che facevi. La disco music andava oltre tutti i confini razziali, sociali e politici. In oltre 40 anni di attività come musicista, arrangiatore e produttore, Nile Rodgers ha lavorato con un elenco infinito di artisti, da David Bowie a Mick Jagger, dai Duran Duran ai Daft Punk. E ancora oggi è uno dei produttori più richiesti al mondo. Ogni disco su cui mette le mani diventa un successo planetario. Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato e Gianni Faluomo.